gente di Famagosta, fedeli del califfo, unite, unite, unite. Il leone di Damasco sfida singolar canzone il Capitan Tempesta e lo attenderà qui dall'alba al tramonto. Ma il valoroso Capitan Tempesta non si fa aspettare. Chi è che osa sfidare l'ira di Capitan Tempesta? La mia spada è pronta a folgorare il nemico. Capitan Tempesta, in guardia, l'ultima tua ora è suonata. Raccomandati l'anima, leone di Damasco. La, 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 la. Muori, pellone. La, 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 la. Difenditi, cane. La, 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 la. Boom. Hai vinto, Capitan Tempesta. Ipocrazia della vita, leone. Ma chi sei, diavolo d'un uomo? Ah, una donna! Ecco la perfida principessa Aradia. Olà, Meti! Dove sei, vile scherano? Ai tuoi comandi, padrona. Leonora Bragadini e Marcello Corner devono morire! Come inviti a nozze! Mia signora? Ebbene? Il mercante ha confessato. Aver portato un messaggio d'amicizia e di gratitudine del Corner al leone di Damasco. I Corner vivono felici a Venezia. Hanno avuto un bimbo ed augurano a Suleika e al leone anni felici. Nient'altro? Quel furfante insiste ad aver detto tutto. Alla ruota. Vi è già legato. Dalla cella dell'acqua. Lui è il principale colpevole. Incomincia a vendicarti di lui e della sua Suleika. Ci pensa giorno e notte. Li ho circondati di spie, ma è difficile. Mulai e Suleika vivono in mezzo alle loro truppe. Eppure, avresti un modo elegante e raffinato per vendicarti. Quale? Sposandolo. Il sultano, nella sua grande clemenza, ha voluto premiare il tuo valore, dimenticando che tu hai protetto un guerriero cristiano, il Capitan Tempesta. Un guerriero? Una donna? Sì, ma più audace e più valoroso di 100 infedeli. Un grande paladino della cristianità, puoi negarlo? Non lo nego. Sta bene. Come ti ho detto, il sultano sa perdonare e dimenticare, ma di nuovo vuole provare la purezza della tua fede e ti offre il comando della migliore nave della sua flotta. Il mio cuore e la mia spada sono per Allah, per il sultano. Io ti ringrazio, Ali. Ma c'è anche... Ti conduco il tuo fidanzato, il prode Mulai El-Kader. Considera un grande onore chiederti sposa, esaudendo il desiderio del sultano. Il desiderio del sultano non poteva giungermi più gradito. Sarò una tua sposa devota, Mulai El-Kader. Voglia Allah che siamo felici. Troverai nella mia casa Suleika, che fino ad oggi è stata la mia sola e devotissima sposa. Tu la conosci bene, è la tua ancella. Dovrai vivere in buon accordo con lei. La unica e vera compagna amata, mi comprendi? Chi è l'altra? Tu la conosci bene. È Aradia. Aradia, tu sai cosa vuol dire questo nome. Quella donna ha vissuto sempre soltanto d'odio e adesso cerca l'ora della vendetta. Non devi temere di nulla, io veglierò su di te. Hai ragione, signore. Non devo temere di nulla perché ho il tuo amore. Perdonami. Tutto ciò che tu fai è ben fatto. Udite, a tutti i credenti di Allah, a tutti i fedeli sudditi del califfo, porgo una lieta novella. Il nobile e potente Mulai El-Kader, signore di Damasco, di Siria e del Libano, ha scelto per sua sposa la nobilissima principessa Aradia, nipote bene amata del nostro grande ammiraglio Ali Pascià. Le ricchezze, del grado, della fiducia che riponi in me. Sono stato il tuo servo, il tuo sicario, lo strumento cieco delle tue vendette, delle tue ambizioni.
la tua anima dannata solo perché ti amavo. Sì, ti ho amata. Ti amo. E tu ridi. Non rio del tuo amore, ma della tua gelosia. Capisco. L'annuncio delle mie nozze ti ha sconvolto. Povero Matthew. Ma io quell'uomo lo ucciderò. No, rovineresti tutto. Queste nozze non sono nozze, ma il principio della mia vendetta. Quando? Più presto di quanto tu non creda. Vostro zio, il senatore Grimani, ha urgenza di parlarvi. Notizie importanti, dice. Novità, zio. Eccellenti, vengo ora dal Senato ed abbiamo... Cosa? Dammi tempo, Benedetta. Allora? Piano, piano. Dunque, il Senato ha deciso di inviare una spedizione di soccorso a Famagosta. Oh, Benedetto. Era tempo. Piano, Fiori, piano. E chi comanderà la spedizione? Il Gran Mogol. Zio, ti scongiuro. Chi? Chi può essere? Lui. Evviva! Notizie? Ascoltami bene. Il Senato veneziano ha deciso di inviare una spedizione di soccorso a Famagosta. Sarà comandata da Marcello Cornel. Riordine, signore. Grazie del vostro consiglio, signori, e buonanotte. Molai il Kader. Ti attendo all'alba. Ebbene? Tuo marito si imbarca domani. Avrà un osso duro da rodere coi veneziani. E poi? Marcello Cornel non si imbarcherà che fra 40 o 50 giorni, ma una nave veloce e un bravo cavaliere può giungere prima a Venezia per compiere la tua vendetta. Mi hai lasciato poco tempo, ma non importa. Farò del mio meglio e riuscirò. E Marcello Cornel non rivedrà Famagosta. Ho qualcosa di meglio per prendere Famagosta senza colpo ferire. Per tutte le ori del paradiso di Maometto, parla! Non ora. È una sorpresa. Via, Suleika, non essere triste, ritornerò, vedrai. Non mi lasciare, Muley, portami con te. A portarti alla guerra? Ma via, sii ragionevole. Non posso, il mio cuore è pieno di foschi presentimenti. Ma che temi? Non lo so, ma sento che non ti rivedrò mai più, mio signore, amor mio. È un cattivo sogno, non sei... Benvenuta, mia bella compagna. Il tuo saluto non è sincero, Suleika, ma io sono generosa e lo accetto. Vivremo insieme in questa casa. Il padrone veglierà su di noi.
Il padrone. Vorrei dire il mio sposo. Un padrone puoi averlo tu, che eri una schiava. Ma nelle mie vene scorre sangue di principi, Aradia. E quel sangue mi fece gridare un giorno una parola di salvezza per due innocenti. Salvezza? Mulai El Kader può averti sposata, ma nessuno strapperà i Corner al loro destino. L'imbarca verrà sulla riva di San Bartolomeo. Il capitano Corner partirà con i rinforzi per Cipro. Ci sarà gente. Domani ci introdurremo in casa Corner e agiremo senz'altro. Siamo intesi? Guai sbagliare il colpo. Arrivederci, Marcello. Sì, arrivederci presto. Marco, piccino mio, fai il bravo. Il babbo tornerà. Prestissimo. Piangi. Leonardo. Signora, ti rendiamo grazie dell'onore che ci concedi, permettendoci di mostrarti le nostre mercanzie che vengono dall'India e dalla lontanissima Cina. Venite avanti. Va bene, sbrigatevi e vediamo queste meraviglie. Proprio così, meraviglie. Accertati coi tuoi occhi. Guarda questa seta, sembra tessuta con raggi di luna. Marta, porta il bimbo a mangiare e poi mettilo a letto. Allora osserva, signora, questo damasco autentico. È degno di una regina. Le sete di Kabul. Ma dove sono le sete di Kabul? Le abbiamo lasciate nella barca. Vado subito a prenderle. Andate. Sono lisce e fresche come petali di rose. Quest'altra per papà. E questa per la mamma. E poi, presto presto a letto. Com'è andata? Bene. Vuole le sete di Kabul. Prendile. E allora il re disse alla fatta buona. Fatta fattina. Vorrei una regina. Una regina figlia di re che sia molto bella e fatta per me. Ecco la seta delle regine. Sì. Mi piace, la prendo. Oh. Ebbene, tutto va a meraviglia. Entrare in casa dal giardino è facilissimo. Ho capito. Tu prendi la barca piccola e fila allo sciabecco. Dì al capitano che salpi immediatamente di riga alla punta di Malamocco e vi resti in cappa sino al nostro arrivo. Noi attenderemo alla taverna del Gobbo aspettando il solito segnale. Va! Tu ci aspetti nella barca. Andiamo. E attenzione, c'è da finire impiccati.
Cadur. Signora. Hanno rapito Marco. Il mio mantello, la gondola, presto, presto. Vieni con me, per l'amor di Dio. Speriamo che presto si rialzi il vento. Da 10 ore la bonaccia ci ha bloccato. Credete che domani... Speriamo. Ma non abbiamo rematori. E lo sciabecco dei Levantini è un'imbarcazione troppo veloce perché si possa recuperare la distanza. Tre fuochi a ponente! Tre fuochi a ponente! Tre fuochi? Vediamo. Ma quei tre fuochi sono il segnale di una nave nemica da battaglia. E la nostra è una nave da carico, non da guerra. Non abbiamo a bordo che pochi pezzi e qualche archibugio. Dobbiamo difenderci. Aspettiamo di conoscere le loro intenzioni. Può darsi che vogliano soltanto perquisirci. Voi scendete subito sotto coperta. Dovrei nascondermi? So io quello che faccio, vi prego di obbedirmi. Come comandante ho io solo la responsabilità della nave. Sta bene. E il Cadur accompagna. Andate? In Grecia. Portate armi? Poche. Andiamo a caricare olive e spezie. Il nostro sultano è in guerra con la Repubblica di Venezia. Questa nave è confiscata e voi siete i nostri prigionieri. Posso solo assicurare a tutti salva la vita. Hussein, perquisisci la nave. Vi lascio l'onore del comando. Fatemi accompagnare nell'armeria. Accompagnatelo. Signora. Dovevamo gettare a mare il capitano e dare battaglia. Ma il capitano è un uomo pratico. Aprite qui. Ci stiamo. Preparati a menare le mani. Fuori voi due. Ogni resistenza è vana. Lo vedremo. Se alzate le armi, Murai e il Kader. Il leone di Damasco è qui. Conducetemi subito da lui. Una donna. Voi, Capitan Tempesta, qui. Mi avevate promesso che non avreste mai più preso le armi contro di noi. E infatti non sono qui per combattervi. Sono una madre che cerca il proprio figlio che le hanno rubato. Rubato? Sì. I ladri del mio bambino hanno lasciato questa medaglia. Voi potrete leggere. Paradio. Vi prego di lasciarmi questa medaglia, signora. Non dimentico che vi devo la vita. Voi siete libera. Questa nave può continuare il suo viaggio. Siete generoso, leone di Damasco. È molto pericoloso, signore, quello che fai. Hussein, non ho chiesto il tuo consiglio. Vi auguro di poter ritrovare il nostro figliuolo. Può darsi che noi ci rincontreremo, signora. Padrona, metti Ube qui. Bene, fallo passare. Vai. Signore,
Ci vivono, ma solo per piangere il loro bambino. Ed io non ho perduto tempo e ti ho portato il prezioso ostaggio. Dov'è il bambino? È in buone mani. Ti ringrazio, Matthew. Ora io aspetto il tuo premio. Non ti basta il denaro che ti ho dato? Non è il tuo denaro che io voglio. E tu lo sai. Anche questo hai osato. Sposa di Muley el Khadeli. E tu non hai perso le tue abitudini di spia. Spia! La tua colpa non può trovare nessuna scusa di fronte alla legge di Allah. Matthew, non farla parlare. No! No! Ah! Hussein, luogotenente del Leone di Damasco. Mulai el Kader è dunque già di ritorno dalla sua crociera? Sì. Che Hussein attenda. Insiste per essere ricevuto all'istante. Affari di Stato, dice. Che venga. Che c'è dunque, parla? Questo. Da parte di chi? Legge. Un messaggio del Leone di Damasco? Non precisamente. Molto grave quello che si afferma. Tutti gli uomini di scorta ne sono stati testimoni. Sta bene. Vattene. Ti ho disturbato a quest'ora, ma la notizia è troppo grave. Tuo marito è stato arrestato per ordine del sultano. Un suo ufficiale ha deposto che Muley aveva catturato il famoso Capitan Tempesta dell'armata di Cipro e lo ha lasciato andare libero con la sua nave. Ha commesso il più grave tradimento che un guerriero possa compiere. Si è così ribellato anche agli ordini del sultano. La sorte di tuo marito è nelle mie mani. Domani si raduna il consiglio del visir per giudicarlo. Che devo fare? Nessuna indulgenza. Ho rubato. Un guerriero non deve conoscere che il proprio dovere. Sei colpevole di tradimento. Muley el Kader, il consiglio di guerra del visir ti condanna a morte. Prima dell'alba di domani avrai espiato la tua colpa. Ti è concesso l'onore di non passare l'ultima notte in carcere. Una buona scorta ti accompagnerà alla tua casa. Solo qualche minuto. Benvenuto, mio nobile sposo. Prima di partire per molto tempo devo salutare qualcuno, ma non te. E devo chiederti ragione di un delitto che ha deciso del mio destino. Questa medaglia porta il tuo nome. Sei tu che hai fatto rapire il figlio di Marcello Corner. Che ne hai fatto? Non a me, chiedilo, ma da lì. Il bambino è nelle sue mani. Sta bene. Dov'è Suleika? Aspetta. Il padrone vuol vedere l'altra sua sposa. Accompagnalo tu. Suleika, dov'è Suleika? C'è dunque? Parla! La tua Suleika, signore, uccisa da Radia! Tasci, maledetta! Vieni! Signore! Ho
Omar, Ali, Mohamed, voi qui. Abbiamo lasciato il campo sapendo di trovarti qui. I cavalli sono pronti, passeremo dall'uscita sul mare. Lì non c'è vigilanza. Grande ammiraglio, la flotta veneziana minaccia l'arcipelago. Le navi del profeta debbono salpare per la difesa. Il sultano ti invia questo messaggio. Sta bene. Raggiungerà subito la flotta. Spiegheremo le vele prima del tramonto. Che Allah protegga il sultano. Mohamed. Ordine. Domattina devo salpare da Famagosta con la flotta. Il sultano mi ha ordinato di prendere il mare e di tenermi pronto per una battaglia decisiva. Ho lasciato il comando a Mustafa, che spezzerà con le buone o con la forza l'ultima resistenza veneziana. Siamo già d'accordo sul piano che deve seguire. E a te devo affidare qualcosa di molto importante. Il figlio di Marcello Corner. Lo condurrai sotto buona scorta al quartiere di Mustafa e lo consegnerai personalmente a lui. Ti ricordo che questo ragazzo è un prezioso ostaggio per la nostra causa. Potrebbe costarti caro se tu tentassi di sacrificarlo inutilmente alla tua vendetta. Non hai mai avuto ragione di lamentarti di me. Ho sempre seguito fedelmente i tuoi ordini. Sta bene. Betiu! Porta questo bambino nel mio appartamento e consegnalo ad Halima. Lo affido alla tua sorveglianza. E prepara una cavalcata per l'alba di domani. Vai. Addio, Aradia. Che Allah protegga le armi del profeta. Gli infedeli hanno stretto una lega per annientarci. Dovremo combattere con una flotta potentissima. Siamo troppo pochi per tentare un attacco per liberare il nostro piccolo. E poi, dove cercarlo? Come sapere dove l'hanno nascosto? Così sia. Messer Marco, una baceria di Mustafa chiede di essere ricevuta. Va bene, precedetemi. Un momento. Lo sai cosa ti chiederà Mustafa? O la resa di Famagosta o la vita di mio figlio. Lo so. Marcello, pensa tu a lei. Per difendere Famagosta, tu, Marcello ed io mille volte abbiamo rischiato la vita. Lasciami, Leonora, te ne scongiuro. Potrà resistere Famagosta fino all'arrivo delle navi veneziane dalle Ate. Ad ogni costo. E se la flotta non arrivasse o giungesse troppo tardi? Non posso pensare a questa eventualità. Ma io sì. E allora tu avresti sacrificato inutilmente nostro figlio. Io so che devo resistere e combattere fino all'ultimo. Proponi all'ambasceria uno scambio di ostaggi. Andrò io al posto di mio figlio. No, io andrò. Messer Marco, il messaggero di Mustafa vi fa dire che non è uso fare anticamera. Messer Marco, ho un mio progetto. Voi cercate di trattenere l'ambasceria. Fingete di acconsentire, ma cercate di condurre a lungo le trattative. Arrivederci, amici miei. Vengo con voi. Anch'io. No, mi sareste d'impaccio. Se foste scoperti, vostro figlio sarebbe immediatamente ucciso. Abbiate fiducia in me. Grazie. Vieni, Marcello. Ma io verrò con voi. Ho un conto da regolare con Metiub. Bravo, così il piccolo Marco ritroverà subito un volto amico. Appena l'avrò liberato, ti informerò con un segnale. Voi non potete più resistere. Solo un quarto del nostro esercito può stritolare la vostra estrema difesa. Il nostro potente capo
è deciso a impadronirsi di Famagosta entro domani. E vi intima di arrendervi senza condizioni. Salva solo la vita, la vostra vita. La vostra vita è quella del prezioso ostaggio che è nelle sue mani. Mio figlio. Precisamente, capitano. E ora sono qui per impedire un ultimo delitto. Chi vuole aiutarmi di voi? Tu sei sempre il nostro capo valoroso. Ma purtroppo non possiamo darti nessun aiuto. Siamo rimasti in poche decine di cavalieri e Mustafa ha un esercito intero. La nostra ribellione sarebbe senza speranza. E per questo non dobbiamo aiutare il nostro capo, il leone di Damasco? Io sono pronto, signori. Tu puoi contare sulla mia vita. C'è un altro uomo fedele, El Kaduro, che aspetta un mio cenno per agire. È nascosto nel vallo del bosco. Io ho un mio piano. Se tu vuoi aiutarmi, non devi mai perdermi di vista. Qualunque cosa succeda. Andiamo. Il vostro capo. Parma. Signore, un uomo che non vuole rivelare il proprio nome chiede di parlarti in segreto. Dice di avere gravi rivelazioni da farti. È un cristiano? No, è un arabo. Fallo entrare. Però fai sorvegliare le porte. Che hai da dirmi? Chi sei? Non mi riconosci, Mustafa. Per Allah, il leone di Damasco. Anche tu hai potuto credere che io fossi un volgare traditore. Un ribelle al nostro sovrano. Dopo la tua condanna a morte? Era necessaria per accattivarmi la fiducia dei veneziani. Ho raggiunto il mio scopo. Sono riuscito a penetrare in Famagosta. Ho vissuto accanto ai nostri nemici. Con un pugno d'uomini posso conquistare la città. Conosco tutti i passaggi segreti. Siedi, raccontami. Ho saputo che i veneziani tenteranno ancora di resistere. L'ostaggio che hai nelle mani non li ha commossi per nulla. Anzi, è al sicuro quel fanciullo. Siamo soli tre persone a conoscere il luogo dove è custodito. Sono pronto domani a muovere all'attacco con i nostri uomini. E ti assicuro che al tramonto la città di Famagosta cadrà in nostro potere. Allah ti ascolti. Potrai così riprendere il tuo rango e il tuo posto. Per il mio piano mi occorrono 1000 uomini con armi leggere. Darai ordine che l'ostaggio proceda con la colonna di testa. I veneziani tenteranno di riprenderlo e si getteranno fuori dalle mura. Allora io entrerò in città per un passaggio segreto. Ma i veneziani potranno anche riuscire a strapparvi il bambino. Male per loro, troverebbero un cadavere. A chi è affidato quel fanciullo? A Matthew. Sarebbe bene che io mi accordassi con lui in precedenza. È alla ridotta abbandonata di Lagasco. Ti farò accompagnare da lui. Non credere una sola parola di quanto ha detto questo rinnegato. Ieri ha ricevuto il battesimo nella cattedrale di Famagosta. È tornato qui per tradirci. Il tuo destino è segnato, Mulay El Kader. Arrestalo! Ordine di Ali Pasha. Hai giocato bene, Aradia. Nel sotterraneo. Nel sotterraneo. Mustafa, sai mantenere bene le tue promesse. Andiamo. Signor. Ragazzo.
che è la difesa del castello. Avanti! Viva San Marco! Ebbene, nuove della battaglia? Mustafa è di ritorno, eccolo. Famagosta? L'intera notte. El Cador, corri subito alla Gasco, il bimbo è là. Corri! Dio della mia nuova fede, ti offro la mia vita in cambio di quella dei tuoi più aspri nemici. Li annienti il fuoco della loro ingiusta guerra e splenda il sole sulle armi dei tuoi fedeli. Accogli la mia anima e mondala dal peccato. Così sia. Grazie, caduto. Ma tu sei ferito. Mi ero giurato di riportarti, Marco, sano e salvo, anche a costo della mia vita. Eccolo a te. Addio, Marco. Ricordati di El Cador. Resto trasportato alla Famagosta. Cercate di salvarmi.